Andiamo a collegarci e diamo loro la buona serata. Raffaele Bellocco, segretario dell'UPO, Unione Praticanti Avvocati, e il presidente della Giovane Avvocatura, Andrea Rispoli. Ben trovati ad entrambi. Buona serata a tutti. Buonasera. Allora, partiamo da lei, Bellocco. Rinvio dell'esame di abilitazione forense, o meglio degli iscritti previsti per il 15, 16, 17 dicembre. Il rinvio è stato detto più volte da più parti, è un rinvio troppo a ridosso delle prove. Preventivamente si poteva capire che saremmo arrivati ad una situazione tra l'arancione e il rosso per gran parte delle regioni italiane, quindi che l'esame non si sarebbe potuto tenere tante persone nello stesso luogo per tante ore per 3 giorni consecutivi. Il rinvio è alla prossima primavera. Il range è tra marzo e giugno. Un range troppo ampio o si potrebbero avere più certezze, Bellocco? Di sicuro ci farebbe piacere a tutti quanti noi come categoria avere maggiori certezze in merito all'espletamento delle prove scritte dell'esame di abilitazione. Ora come ora il decreto 10.11.20 che dispone il rinvio si limita a statuire che giorno 18 dicembre del corrente anno verranno rese note le date in cui si dovrebbero tenere gli iscritti e che il 16 marzo verranno invece rese note le disposizioni anti-Covid che dovrebbero consentire ai candidati di espletare le prove in tutta sicurezza. Rammarica la cosa perché già dalla primavera di quest'anno invece era altamente pronosticato plausibile che nel periodo autunnale ci sarebbe stata una recrudescenza della pandemia che avrebbe reso molto difficoltoso l'espletamento dell'esame, e infatti si è arrivati a meno di 2 mesi dall'esame che è stato rinviato. No, assolutamente, è stato rinviato. Tra l'altro voi non solo vi eravate esposti come associazione e come UPA, ma avevate anche manifestato, avevate protestato, sì, le vostre ragioni, chiaramente in piazza Montecitorio. In realtà in piazza Montecitorio, se è stato fatto, io non ero ancora tesserato in UPA, devo dire la verità. Ecco, quindi, perfetto, perché molti praticanti sono stati nelle scorse settimane in piazza Montecitorio a manifestare. Ecco. Pensavo ci fosse anche l'UPA, francamente, perché il documento era stato firmato anche dall'UPA. Ecco. Sì, se c'è stata è possibile, ma io non ero ancora tesserato, quindi ho capito, ho non posso capito, ho parlare di quel capito. periodo. Ho capito. Rispoli, Provi a ragione. lei è da un po' che comunque si sta battendo per avere più certezze per quanto riguarda l'esame di abilitazione forense, se non erro. Sì, io sono 5 anni che combatto tali battaglie a 360 gradi per tutta la categoria e ovviamente ho appreso la notizia del rinvio in maniera veramente sconcertata, perché poi, come ben sappiamo, lo abbiamo saputo tramite un post su Facebook del ministro Bonafede che ha suscitato ampie critiche, ovviamente, dato lo strumento del tutto inadatto, informale e che è stato criticato fermamente anche dall'onorevole Ferri nel question time, tra l'altro rinviato di una settimana, quindi conseguentemente è sembrato a noi tutti un voler prender tempo e non decidere sostanzialmente, perché ovviamente la grande parte della nostra categoria erano state inoltrate delle richieste che sono state del tutto disattese, quindi di conseguenza il governo ha manifestato una chiusura netta nei confronti delle parti sociali coinvolte e con ampio spregio di noi tutti, dei nostri sogni, dei nostri diritti e delle nostre aspettative ed interessi legittimi. Quindi conseguentemente i praticanti avvocati sono stati lesi, calpestati e senza che fosse stata data alcuna certezza, anzi versano in una situazione di limbo infernale, data la situazione epidemiologica preoccupante, e
Siamo quindi nel marasma più completo, con alcuna certezza. No, Non ha... assolutamente, non avete certezze, siete praticamente appesi come esattamente sono appese le vostre famiglie, perché vorrei sempre ricordare, alcuni hanno già famiglia perché siete dei professionisti che già lavorate, altri sono ancora stanno con le proprie famiglie e su di loro le famiglie di origine hanno investito molto. Quindi si è parlato anche di mancanza di rispetto nei confronti non solo di professionisti, non solo di future generazioni del mondo dell'avvocatura, futura generazione del mondo dell'avvocatura, ma anche delle famiglie di origini, perché insomma su un ragazzo che studia, fa un percorso lungo di studi, la famiglia investe, ha investito, e poi ci sono anche altre persone che invece addirittura hanno già famiglia, che già lavorano, ma che hanno bisogno dell'esame di abilitazione per poter aver riconosciuto un proprio percorso, di formazione professionale e chiaramente il titolo di avvocato per poter professare chiaramente e con l'iscrizione all'albo. Bellocco, vi chiedo questo, proprio sulla base del fatto che siete nell'incertezza dell'incertezza, no? L'incertezza è del sistema paese, l'incertezza in particolare della categoria dei praticanti avvocati. Voi state cercando sponde con la politica in questo momento? Abbiamo cercato anche di rapportarci con la politica al fine di trovare una soluzione al problema. Possiamo affermare che in seguito a una riunione tenutasi con l'onorevole Francesco Sisto, l'onorevole si è preso carico della nostra situazione, ha fatto sapere che presenterà una interrogazione parlamentare alle autorità competenti al fine di sollecitare le istituzioni a trovare una soluzione all'increscioso problema. Che giova ricordarlo, il vero problema che si potrebbe presentare è un accavallamento delle sessioni 2020-2021 con la sessione 2021-2022. A quel punto arrivati, la macchina esaminatrice, chiedo venia per l'espressione forse impropria. A quel punto la macchina esaminatrice potrebbe andarsi a ingolfare ancora più di quanto non lo sia, e questo causerebbe ulteriori ritardi nell'accesso al mondo degli abilitati per gli aspiranti avvocati. Assolutamente, perché qui si rischia addirittura una generazione intera di avvocati rischia di perdere 2 anni della propria vita, della propria esperienza professionale, perché qui si sta parlando di 2 sessioni d'esame che andrebbero, una non si è tenuta proprio, e quell'altra andrebbe assolutamente ad accavallarsi su quella successiva, perché ipotizziamo prove scritte intorno alla primavera prossima. Stiamo parlando di circa 50.000-60.000 elaborati, no? In tutta Italia da correggere, quindi modalità di correzione. Dopo la correzione ci sono gli orali poi, e gli orali potrebbero andarsi a cavallare con la sessione 2021-2022, e questo sarebbe un danno che si aggiunge, una beffa che si aggiunge assolutamente al danno. Cosa ne pensa Rispoli? Assolutamente, ci sono tutti questi rischi connessi alla situazione che stiamo vivendo, tragica, e tra l'altro mi preme segnalare che gran parte della categoria, ed anche io ovviamente, per il tramite della mia associazione, avevamo chiesto di abilitarci mediante l'orale da espletare tramite modalità telematiche e ovviamente nulla di nuovo rispetto a provvedimenti emanati in altra sede, perché sappiamo perfettamente che il ministro Manfredi ha previsto l'orale abilitante per una vasta pletora di professionisti, e invece il question time del 5 novembre scorso ha messo in luce la chiusura netta di cui parlavo prima del ministero. Il sottosegretario Giorgis ha negato ogni possibilità di svolgere l'esame tramite l'orale. Orale che, tra l'altro, ragionandoci su, potrebbe benissimo costituire un effettivo momento valutativo, cioè pieno e completo, perché noi candidati potremmo benissimo rendere un parere
orale, come avviene poi tra l'altro nella maggior parte dei casi, almeno sul foro napoletano, del quale io ho esperienza, noi siamo abituati a rendere pareri ai nostri assistiti in maniera orale, ma vabbè, a prescindere dalle differenze territoriali che insomma non ci interessano in questa sede, potrebbe benissimo essere modulato questo orale con domande pratiche, quindi che implichino la conoscenza degli istituti e la possibilità e l'abilità del candidato di risolvere le questioni concrete sottoposte al vaglio. Quindi, conseguentemente, io non comprendo come si possa del tutto negare una tale modalità per l'effettuazione dell'esame che non solo velocizzerebbe il tutto, ma tra l'altro consentirebbe, e sarebbe l'unico mezzo per consentire una prova d'esame svolta con la piena tutela della salute dei candidati e dei commissari. Assolutamente, c'è da ricordare i Altrimenti, candidati commissari. appunto, e tra l'altro sono state ipotizzate, come in quella sede, ad esempio, l'onorevole Federico Conte ha parlato di mutuare il sistema utilizzato per la bar examination nello stato di New York, del multiple choice, ma anche proposte di tal natura espongono comunque i candidati a rischi concreti e tangibili e di contrarre il virus. Quindi, conseguentemente, anche proposte del genere, secondo il mio modesto avviso, sono da bocciare. Queste sì, ma l'orale invece sarebbe, come dicevo poc'anzi, l'unico strumento valido per salvaguardare il diritto alla salute e il diritto al lavoro dei candidati. No, sarebbe soprattutto uno strumento con cui si darebbe qualche certezza e si eviterebbe di esporsi troppo alle fluttuazioni della pandemia, perché chiaramente per portare 50.000 persone a fare degli iscritti, cioè, significa che te devi avere una curva epidemiologica molto, molto, molto bassa e finora l'abbiamo avuta soltanto intorno a luglio, luglio-agosto forse. È chiaro che lì non si facevano i tamponi e quindi si può avere una percezione un po' diversa, però almeno non come si stanno facendo i 130.000 tamponi che si fanno al giorno nel paese, in Italia appunto, in questo periodo. Ma soltanto un orale abilitante potrebbe darvi garanzie. Bellocca, a noi ci sembra, francamente, la percezione, vivendola da fuori, voi la vivete là dentro, sicuramente sulla vostra pelle potete darne contezza in modo più chiaro e preciso, che comunque i praticanti siano considerati non solo non ascoltati, quindi non c'è mai stato confronto, anche se voi avete provato con varie associazioni ad avere un confronto non tanto con la politica, ma quanto con il ministero che poi decide alla fine dei conti, siate praticamente sospesi, appesi e praticamente considerati marginali dei dettagli. Sbagliamo a dire questo? Ma potrebbe anche legittimamente essere pensata una cosa simile, ecco. Personalmente voglio essere sincero, mi preferisco non pensarla in questo modo, preferisco invece pensare il contrario, ovvero sia che il problema delle istituzioni sia proprio quello di rendere alla professione l'onore che merita e preservare appunto l'onore, ecco, appunto della professione. Non voglio pensare male, ecco, Non non voglio voglio pensare pensare. male, anche se sarebbe appunto la cosa forse più facile e più immediata, ma fa sfoggio appunto di ottimismo ed è importante in questo momento essere ottimisti, assolutamente, perché tanto il pessimismo ci sta circondando a più riprese in tutti i modi, francamente. A questo punto, Bellocco, poi lo chiedo anche a Rispoli e chiudiamo, voi vi aspettate, cioè, una chiarezza entro breve tempo, perché primavera, vabbè, marzo-aprile, sì, ho capito. Però si dice così, marzo-aprile, va bene. Cioè, prima c'erano delle date, ora c'è marzo-aprile e poi staremo a vedere. Si naviga a vista comunque, questo non si può negare.
Ma come detto, il decreto 10.11.20 è molto chiaro, dispone che le date in cui le prove scritte dovrebbero essere espletate verranno comunicate il giorno 18 dicembre. Noi più che altro, almeno penso di poterlo dire, vorremmo sottolineare una cosa. Noi non vogliamo assolutamente ottenere un accesso facilitato alla professione o svilire quello che è il prestigio dell'avvocatura. Esattamente il contrario, perché noi per svilire una professione alla quale aspiriamo, beh, insomma, non saremmo molto logici, ecco, non è una cosa logica Assolutamente, la svilire zappasuglia di una Mamardì. Ma guardi, Bellocco, questo Esatto. infatti, almeno il sottoscritto che parla non ha mai pensato che voi voleste cercare scorciatoie o No, scappatoie a assolutamente, quella che è la no. via canonica, anche se poi rimaniamo dell'idea che trattasi di esame anacronistico e non a basso coi tempi. Ma questo è un altro par di maniche, perché Questo è questo un altro discorso discorso, certo. è già stato ormai superato, ormai passato dalla cronaca e Ma peraltro dall'evidenza. sono le stesse istituzioni che affermano candidamente che c'è bisogno di una riforma per un esame oramai diventato anacronistico. Io ricordo che illustri esponenti dell'avvocatura anche avanzano tali richieste. La stessa avvocatura se ne rende conto, assolutamente. Su questo Assolutamente, non vi è no, dubbio. ci sono future generazioni che devono formarsi su un esame più probante, soprattutto al passo con i tempi, più che probante. Rispoli, e così chiudiamo con lei. La pensa come Bellocco o si sente un dettaglio per questo mondo forense, per questo ministero? Condivido la speranza del collega Bellocco, ma data insomma la mia anzianità di iscrizione, nonostante siano 5 anni che insomma ho cominciato questo impervio sentiero, spero vivamente che noi non veniamo solamente considerati come insomma mucche da mungere. Per vari motivi, perché ora il momento attuale si presta a una sfiducia completa e generalizzata, anche dati gli ultimi risultati, le ultime risposte date. Io sollecito risposte che possano effettivamente dare delle certezze ai candidati. Perché sono sacrosante e devono essere date nel tempo più breve possibile, anche perché si sta assistendo a una reazione nella categoria che ne è fuoriuscita profondamente infastidita da queste chiusure, da queste risposte più che parziali date, e quindi conseguentemente noi stiamo anche cercando di sedare e placare gli animi che vorrebbero manifestare e ne avrebbero ben donde, perché chiare sono le lesioni e violazioni dei diritti. Quindi conseguentemente io rinnovo l'invito alle istituzioni, al Ministero della Giustizia, a fornire tali risposte e a prestare orecchio alle legittime istanze provenienti dalla categoria dei praticanti avvocati che svolgono un ruolo fondamentale comunque e nonostante siano infieri come categoria professionale, hanno diritto a risposte serie, concrete ed esaustive. Responsabilità del Ministero e logicità e francamente testa alta da parte dei praticanti che ci hanno sempre messo la faccia in questo loro percorso. Non vogliono scorciatoie, ma chiedono chiarezza e ci sembra appunto legittimo e responsabile dar loro delle risposte univoche e chiare. Io ringrazio Raffaele Bellocco, segretario dell'UPA, e Andrea Rispoli, presidente della Giovane Avvocatura. È stato un piacere darvi voce e sapere da voi quello che si sta muovendo nel mondo dei praticanti di fronte a questo rinvio delle prove scritte dell'esame di abilitazione forense 2020. Grazie, buona serata, Bellocco e Rispoli. Grazie a voi, è stato un piacere. Buona serata, onore mio.